Online. Ciao a tutti, benvenuti alla Geofobia. Benvenuti, stasera abbiamo un ospite ed è con noi, e lo vedete già in video, è Stefano Auditore, che è ideatore del progetto Free Weed, che poi adesso ci spiegherà lui un po' che cos'è esattamente, come si configura e come è organizzato. E è un progetto, diciamo, un pochino lo presento io, più o meno per quello che ne so, è un progetto relativo a un referendum che comunque tende a modificare in qualche modo la famigerata legge Fini-Giovanardi, che tutti noi sappiamo quanto ci affligge e fino a che punto affligge sia naturalmente io fin dall'inizio della mia attività antiproibizionista con l'associazione Radicale Antiproibizionisti, ci ho tenuto a sottolineare quanto la legge Fini-Giovanardi affliggesse anche come estrema deriva le persone malate che non potevano avere accesso ai farmaci cannabinoidi a causa della demonizzazione della pianta che era creata proprio da questa legge. E quindi fin dall'inizio, fin dal 2008, mi occupai molto sia della canapa terapeutica che anche di quello che mi sembrava veramente un'altra deriva della legge Fini-Giovanardi, cioè il fatto che comunque anche una persona che sta guidando nel pieno del rispetto delle norme, con la cintura allacciata a 50 all'ora entro i limiti, potesse essere fermata e sottoposta a dei test invasivi, perché comunque ti mettono le mani in bocca, ti testano la saliva. Quindi per me questi erano i due aspetti in cui si dimostrava veramente l'invadenza eccessiva del quello che era l'atteggiamento rispetto alla canapa. Però comunque la legge Fini-Giovanardi, diciamo che va a influire pesantemente anche sulla vita dei cittadini normali, anche se non guidano o non sono malati, però si ritrovano spesso carcerati e a perdere i loro diritti, inquisiti, danneggiati dal punto di vista morale, fisico, economico, anche perché solamente magari vengono presi non per consumatori ma per spacciatori, anche perché magari hanno fatto un acquisto un pochino più allargato per comprarla per sé e per altri amici, oppure per comprarla per l'uso di 15 giorni invece che di un giorno solo, perché essendo un mercato clandestino. Non è che uno va, come farebbe della frutta dell'ortolano, a comprarsi una mela per stasera. Uno è costretto, quando ce l'ha, a comprarne per 15 giorni, perché poi non sa se la ritroverà, il rischio è grosso anche nell'andare a comprarla. Quindi, insomma, una serie di problematiche molto grosse per quello che riguarda la canapa, ma anche per quello che riguarda le altre droghe. Io questo devo dirlo, perché comunque, visto che si parla di referendum, il referendum del 93, che fu allora promosso dai radicali, perché comunque va ricordato, furono aiutati anche da altre forze, però comunque fu promosso dai radicali, si rivolgeva al primo comma di quella che allora era la legge di Borino Vassalli, che dichiarava che consumare di per sé era un reato, e si parlava non di consumo di canapa, si parlava di consumo di qualunque tipo di sostanza illecita. Fu promosso un referendum abrogativo, perché in Italia possono essere solamente abrogativi i referendum, proprio per abrogare questo primo comma che diceva che il consumo è reato, e in effetti la volontà popolare fu che andava abrogato questo articolo, per cui adesso teoricamente il consumo teoricamente non è un reato penale. Poi appunto, siccome uno quando va a comprarlo per sé va a finire che lo compra anche per altri 4 amici o che lo compra per una settimana o per 15 giorni, è molto facile uscire dal limite stabilito e apparire poi alla fine come spacciatore, anche se uno è semplicemente un consumatore. In più c'è il problema grossissimo della coltivazione, per cui se ti trovano in casa, entrano le forze dell'ordine in casa tua e ti trovano una cima di canapa e tu gli dici l'ho comprata in piazza da il solito marocchino, no? Come si dice sempre, anche se non è vero, e beh, quello è un reato amministrativo, quindi comporta un sacco di seccature, ritiro della patente, del passaporto, test, però non comporta l'ammanettamento e essere portati in carcere. Mentre se te dici la stessa cima identica, l'ho coltivata, quello già di per sé è un reato penale e ti conduce al carcere immediatamente. E quindi c'è anche questo aspetto che è molto grave, perché alla fine un ragazzo che decide di coltivarsela da sé, diciamo che è anche un'azione da un certo punto di vista lodevole, perché comunque non dà soldi alla mafia, è sicuro di ciò che fuma perché perlomeno se l'è fatta da solo. Non c'è taglio, non c'è pesticidi, non c'è manipolazioni possibili, se l'è coltivata è una forma di autoproduzione, anche di autonomia e soprattutto la volontà di non ingrassare ulteriormente le mafie, che poi questi stessi soldi li reinvestono anche in traffici ben più illeciti e inquietanti come il traffico di armi, di esseri umani, eccetera, eccetera.
E quindi per me è stato molto interessante vedere come Stefano Di Tove, insieme anche altri naturalmente, stia portando avanti questo progetto che si chiama Free Weed. Poi lui ci spiegherà esattamente che cosa vuol dire la parola, il termine, a che cosa accenna, perché stanno mettendo in piedi comunque un gruppo con una buona organizzazione che è pronto a impegnarsi a fare i tavoli, i banchetti pubblici per raccogliere le firme, che poi è tutta una situazione molto complessa, molto complicata, che comporta l'autenticazione, la ricerca dei certificati elettorali, cioè è 500.000 firme, non è semplicissimo. E quindi è stato interessante vedere come lui comunque da un punto di vista razionale, anche molto, molto organizzato, sta postando via via tutti quelli che sono gli obblighi per gli autenticatori, sta cercando di mettere in piedi un gruppo che si occupi poi di raccogliere queste firme, il che naturalmente non basta, perché poi ci vuole un quesito che sia ammissibile dalla Corte Costituzionale. I soldi per stampare moduli semplicemente, per portare avanti tutta l'azione, cioè ci vuole una serie di componenti per fare un referendum che, come i radicali sanno bene, è una cosa piuttosto complicata, complessa e faticosa. Io adesso lascerei un attimo la parola a lui per vedere un po' che cosa ci racconta e come ci, diciamo, presenta il progetto Free Weed. Stefano Auditore, vai. Grazie mille, ciao a tutti chi ci ascolta. Dunque, beh, allora, il progetto Free Weed, intanto il nome, vabbè, Free Weed proprio significa letterale erba libera, anche se teoricamente di libero non c'è niente, nemmeno di gratis, perché free significherebbe anche gratis, quindi non confondiamo, erba libera significa, ok? Niente, comunque, allora, il progetto referendario Free Weed, intanto, allora, ci tengo a sottolineare che per adesso è organizzato soltanto, quindi le associazioni che ci hanno contattato sono RL, ok? Che chiaramente organizza insieme a ARA, di cui tu, Claudia, fai parte, per cui saprai parlare meglio tu poi del coinvolgimento di ARA con... Comunque, niente, sono queste due organizzazioni che stanno creando, ma diciamo che il supporto base, quindi la parte fondamentale, sono proprio tutti i cittadini italiani, quindi chiunque dovrebbe essere, diciamo, interessato a partecipare a questo progetto, perché fondamentalmente la legalizzazione della cannabis in Italia è uno di quei problemi che tutti parlano politicamente, ma nessuno poi vuole sviluppare, proprio perché bisogna entrare per forza in un ambito politico, per forza. Per questo, noi cosa proponiamo? Proponiamo di diciamo, risolvere questo problema della cannabis entrando nell'unico modo che si può fare, cioè seguendo la legge, e l'unica mossa popolare ad oggi è il referendum, anche se esisterebbe la proposta di legge, ma che verrebbe bocciata subito dal Parlamento, a quello magari dovrebbero pensare dei partiti politici nuovi che verranno, spero, supportati da chi ci aiuta anche alle elezioni. Ma comunque questo della scelta politica alle elezioni poi rimane una scelta del cittadino, indipendentemente dal coinvolgimento con Free Weed. Dunque, vabbè, perché vogliamo legalizzare? Allora, intanto, prima di tutto, perché la cannabis, fondamentalmente c'è stata una grande disinformazione su questa sostanza, parlo proprio della sostanza in sé. Quindi diciamo che, allora, fondamentalmente iniziamo con sfatare questa cosa. Prima di tutto, la cannabis non è una sostanza neurotossica. Fondamentalmente ci sono degli studi che dimostrano questa situazione. Posso citare Manuel Guzman, professore di biochimica e biologia molecolare all'Università di Madrid. Andate a contattarlo, fatevi dare gli studi. Dimostrano che non è una sostanza neurotossica, cosa che per esempio altre sostanze, come per esempio l'alcol, possono essere, e vengono, diciamo, creata una legislazione a parte proprio per questo tipo di sostanze, mentre la cannabis viene ignorata questa situazione, anzi si continua a disinformare, continuare a paragonarla ad altre droghe, eccetera. Ma soprattutto legalizzazione perché intanto economicamente parlando c'è una, diciamo, una spesa di circa 5,5 miliardi di euro all'anno in Italia, solo in Italia, per la repressione del mercato della cannabis, tra controlli, tasse, processi, tutte cose in nero, soldi sottratti, enforcement, spese di polizia, 5,5 miliardi in Italia. Quindi diciamo che questi soldi, che sono tra l'altro soldi dei cittadini normali, anche miei e un po' di tutti, diciamo, magari io vorrei, preferirei che li usasse lo Stato magari per qualcos'altro, magari per informare, magari per spiegare almeno che cos'è questa sostanza prima di vietarla a priori. Inoltre, questa Fini Giovanardi che noi vogliamo abolire, abrogare, ok, in alcuni punti, perché non si può nemmeno abrogare tutta per legge, comunque,
soprattutto equipara le droghe leggere, la cannabis, diciamo, parliamo solo della cannabis, a tutte le altre. E questo cosa crea? Per il mercato, che nero, diciamo, della malavita, che ha in possesso del mercato della cannabis, il mercato della cocaina, il mercato dell'eroina, è più conveniente per questo mercato, a parità di pena e a parità di reato, come fa la Fini Giovanardi, investire soprattutto in qualcosa che ha un valore di mercato che gli porta più guadagno, e questo per esempio sono droghe pesanti. Quindi si rischia di confondere il consumatore, il venditore di cannabis, di portarlo anche in questi mercati. Se ci fosse un ambito di legalizzazione della cannabis, certamente il venditore, il consumatore sarebbe tutelato dalla legge, si staccherebbe da delle droghe che effettivamente hanno effetti molto diversi e molto più pesanti da quelli che ha la cannabis, che in Italia però non si può parlare di questa cosa. Ho visto che molti hanno... Si può parlare, guarda, che qui ne possiamo parlare tranquillamente. No, ma infatti, molte parti, da molte parti si può parlare solo di cannabis, però senza affrontare i vari temi che politicamente vanno a colpire la cannabis. Si va a parlare magari a volte solo di livello medico, che è fondamentale, certamente, però si va a togliere magari il fatto che c'è un buco economico creato da questo mercato. Cioè, questo mercato viene affiancato ad altre droghe che fanno dei danni molto peggiori. Insomma, sono cose tutte molto imparlabili, diciamo, soprattutto in televisione in Italia, senza considerare il fatto che inoltre è un fatto fondamentale, ovvio anche questo, che la cannabis può anche essere una medicina. Esistono studi che alleviano il dolore per alcune malattie, certamente io non sono un medico quindi non posso parlare, però so, esistono studi documentati. Posso interrompere un attimo? Io penso che su questo, guarda, la cosa definitiva da dire è che non c'è più da discutere se è non terapeutica. La cannabis è in tabella delle sostanze terapeutiche per lo Stato italiano, Ministero della Salute, dal 2007, quindi questa discussione, l'argomento che viene, in genere ci viene portato come il contrario, no? Fa bene, fa male, terapeutico? No, sì. Cioè, non solo lo dico io, lo dici te, è in tabella dal Ministero della Salute, quindi per carità da un'istituzione pubblica, è in tabella delle sostanze terapeutiche dal 2007, quindi su questo proprio non c'è più neanche da discutere, perché è un medicinale, se si vuole usare come medicinale, è un medicinale. Che poi l'accesso al farmaco in effetti nella realtà dei fatti sia ancora limitato, non del tutto implementato, è verissimo. Però lo Stato italiano riconosce che la cannabis, e d'altra parte lo Stato riconosce anche che l'eroina, la morfina, la cocaina sono sostanze anche terapeutiche, perché vengono comunque usate negli ospedali da 100 anni almeno, perché prima che esistessero gli anestetici si facevano le operazioni senza anestetico. Per fortuna abbiamo scoperto che morfina a livello generale e cocaina a livello locale sono anestetici e li usiamo negli ospedali quotidianamente, per cui che sono sostanze terapeutiche proprio non c'è più discussione, non c'è più nulla da dire. Certo, c'è da stabilire il livello di danno sul fatto dell'utilizzo legale, capito, nell'ambito del comune cittadino, e su questa informazione c'è disinformazione, perché già per esempio su questo fatto della neurotossicità è discutibile, anzi ci sono degli studi che dimostrano che non è una sostanza neurotossica, per esempio, capito? Quindi questi studi andrebbero, diciamo, anche sviluppati, secondo me, e fatti conoscere. No, sicuramente, guarda, poi gli studi che ci porta sempre il DPA sono studi che sono molto legati a situazioni particolari, cioè il Dipartimento Politica Antidroghe sceglie sempre appositamente degli studi specifici, per esempio quello che dice che se uno si spacca di canne a 14 anni può avere dei danni, e grazie tante, cioè questo solo prima a dirlo, ci mancherebbe altro, cioè un discorso è dire che a 14 anni è bene evitare l'abuso, non l'uso, un discorso è parlare di un uso tranquillo come può essere quello quotidiano o non quotidiano, saltuario, però quello che poi gli studi che portano a dire il Dipartimento Politica Antidroghe e Serpelloni, che ne è il direttore, che è neurotossica, sono studi che spesso sono mirati su ragazzi di 14 anni che già sono problematici, perché un ragazzo che ha 14 anni fuma dalla mattina alla sera, quantità massicce, cioè è problematico comunque, al di là di ogni altra considerazione. Un discorso è l'uso e un discorso è l'abuso, naturalmente va fatta la differenza tra l'uso e l'abuso. È chiaro che se mi analizzi persone che già dall'adolescenza facevano abuso di cannabis, è chiaro che dei danni molto probabilmente anche precedenti li puoi trovare. Cioè
sono fatti apposta per trovare il difetto praticamente questi studi. Se poi invece analizzi la popolazione media, normale, adulta, in realtà questo tipo di danni non si riscontrano e non si trovano. Esatto. Anzi, ci sono degli studi contrari che dimostrano che ci sono degli sviluppi nei neurorecettori, per cui cioè, certamente è chiaro che se questi studi vengono taciuti o comunque se si trova sempre lo studio che supporta la tesi proibizionista e si dimostra quello, in un ambito proibizionista è più facile farlo valere, chiaramente, perché veniamo presi per visionari, chiaramente, anche se pubblico uno studio, chiaramente non è dimostrato, non è sviluppato in Italia, non c'è informazione nei media, è chiaro che è difficile anche informare. Questo è uno dei punti fondamentali del nostro progetto, tra l'altro. Noi vogliamo fare questo tipo di referendum, arrivare alla raccolta firme e tutto, però prima passando per una fase informativa. Piuttosto slittiamo di qualche mese, ma i nostri banchetti devono anche informare sulla sostanza cannabis, non solo dire vogliamo legalizzare, eccetera, e poi rimanete nella vostra disinformazione, chi non è d'accordo fa niente, no, noi vogliamo cercare di spiegare a tutti la vera utilità e per i sensi, i veri effetti anche negativi, tra virgolette, dell'abuso, perché comunque qualunque sostanza se ne abusi può essere negativa, anche l'alimentazione, anche il caffè, anche le sigarette, se non ne abusa comunque hanno degli effetti negativi. Ma te hai pensato al fatto che comunque, essendo la legge Fini Giovanardi onnicomprensiva di tutte le droghe, perché non fa distinzione fra leggere e pesanti, la Fini Giovanardi equipara ogni tipo di sostanza illecita, non è che fa distinzioni. Quindi ogni modifica che tu apporti alla Fini Giovanardi riguarderà poi, per forza di cose, perché il referendum è soltanto abrogativo in Italia, riguarderà per forza di cose non soltanto la cannabis, ma anche tutte le altre droghe. Io dal punto di vista mio, ti permetto, dal punto di vista mio che sono segretario dell'Associazione degli Antiproibizionisti, per me la legalizzazione è un metodo valido per tutte le droghe esistenti, perché comunque, a parte gli aspetti economici che tu dicevi, che sono del risparmio, delle spese che si spendono per perseguitare poi alla fine i consumatori e i piccoli spacciatori, perché i grandi spacciatori rimangono sempre impuniti comunque. C'è l'aspetto della tassazione che tornerebbe nelle casse dello Stato, c'è l'aspetto di stroncare i guadagni delle mafie, per cui c'è una serie di aspetti economici. Non soltanto, ma poi c'è anche l'aspetto della determinazione dell'individuo che come può avere accesso, che ne so, in natura ai funghi velenosi. È un esempio che faccio spesso. Nessuno poi è così deficiente da farsi la zuppa di funghi velenosi. Cioè, se una sostanza è conosciuta e se uno sa esattamente con l'informazione, come dici te, che una delle armi dell'antiproibizionismo è appunto l'informazione, se uno sa esattamente quello che fa incontro, è possibile fare uso critico e consapevole di qualunque sostanza senza per forza poi scadere nell'abuso o nella tossicodipendenza. Però, stando come sono le cose in Italia, al momento la Fini Giovanardi riguarda tutte le sostanze senza fare distinzione, per cui se tu vai a intaccare la Fini Giovanardi con un referendum abrogativo, vai a intaccare anche, diciamo, le altre droghe, non soltanto la cannabis. Quindi è interessante anche un attimo mettere a fuoco la posizione poi rispetto a che quesito presentare e a come poi si riverbera nel mondo e nella società poi questo aspetto. Guarda, ti rispondo, è una domanda difficile, perché fondamentalmente abrogare una legge come la Fini Giovanardi già di per sé è complicato, nel senso cercare il punto giusto, perché poi va a appoggiarsi su un'altra legge comunque, essendo poi modificabile. Quindi, certo, guarda, ti posso rispondere, allora, adesso come adesso il mio punto di vista personale, ti posso dire, personale, anch'io sono favorevole all'informazione su tutte le droghe. Si fa una scala di danno, si informa, si spiegano i veri danni. Bisognerebbe che lo Stato agisse però, prima di proporre forse un referendum che legalizzasse tutte le droghe, che abrogasse completamente la Fini Giovanardi, perché a mio parere sarebbe un po' prematuro questo per me. Forse, ti ripeto forse, questo è il mio pensiero personale. FreeWeed si occupa di abrogare quei punti della legge che intaccano la cannabis, se è possibile, senza evitare di toccare le altre. Questo, guarda, ti dico, stanno ancora studiando la proposta referendaria, quindi non ce l'ho e non posso averla, perché quando poi l'avremo chiaramente ne discuteremo. No, infatti non è che ti volevo mettere in difficoltà, volevo solo cercare di mettere a fuoco bene.
Perché guarda, bloccare tutta la fine di Giovanardi è un bel problema, perché se noi presentiamo, a me interessa presentare un referendum, è una delle cose che ho emozione e sono, ti dico fin da ora, disponibilissima come segretaria dell'ARA ad appoggiare e collaborare col progetto FreeWind, per cui sono assolutamente favorevole. Però il problema è che se noi presentiamo una richiesta di abrogazione tout court di tutta la fine di Giovanardi, ce la boccia la Corte Costituzionale. Perché si verrebbe a creare un voto legislativo per cui per un certo numero di mesi, finché non viene fatta una legge nuova, chiunque può vendere eroina agli angoli della strada, e questo giustamente non è una cosa da affrontare in questo modo, anche perché è un mercato che va controllato, va reso legale, non è che va liberato. Per cui bisogna sapere cos'è che vendi, cosa c'è dentro, perché spesso poi vediamo anche a livello di droghe sintetiche che vengono vendute pasticche di cui il ragazzo che le compra non sa nemmeno che accidente c'è dentro, mentre di qualunque prodotto che tu vai a comprare sul mercato legale hai un'etichetta e sai esattamente che cosa c'è dentro. Purtroppo, se si lascia mano libera agli spacciatori, abbiamo gente che ci vende dappertutto bustine di polveri che te, boh, che ne sai che c'è dentro? C'è cocaina? No, non è cocaina, in realtà cocaina dentro ce n'è il 30% se va bene, il resto è taglio che Dio solo sa cos'è. Per cui è chiaro che ce la boccerebbero, quindi bisogna andare a intaccare alcuni punti specifici della legge. Per esempio, alcune proposte che io so, poi magari tu ne sai altri, ti dico quelle che so io. Alcune proposte erano, per esempio, di depenalizzare, cioè levare quelle che sono le pene detentive, il reato penale del consumo, del possesso, della detenzione, eccetera, e ridurle tutte a livello amministrativo. Per cui sì, c'è la multa, c'è il controllo della patente, quello che vuoi, ma è sempre meglio che essere ammanettati e portati o in carcere o in comunità, naturalmente è comunque meglio. Altro punto interessante era l'abrogazione del reato di coltivazione, cioè levare unicamente la parola coltivazione. Lì però si rischia che la Corte Costituzionale ci dica che questo è contrario alle convenzioni ONU. Ora, alcuni paesi già adesso sono andati contro le convenzioni ONU allegramente e nessuno ha fatto niente, perché per esempio in Spagna è permesso coltivare fino a 5 o 6 piante per ogni persona, e questo va in teoria contro le convenzioni ONU, però è stato fatto lo stesso, ma non soltanto in Spagna, in tantissimi paesi del mondo, che poi è un movimento che sta crescendo. E parallelamente alla canapa c'è anche delle proposte che riguardano i paesi del Sud America, Bolivia e Colombia, paesi simili, dove si parla della libera coltivazione domestica della pianta della coca, perché le popolazioni andine la coltivavano da secoli e secoli, la masticano, non è che si fanno le strisce di polvere, masticano le foglie, e per loro è un consumo tradizionale come potrebbe essere per noi mettere una cima di canapa nella pipa. Per cui diciamo che sono due battaglie che, pur essendo molto lontane geograficamente, vanno un po' insieme, cioè la libertà dell'individuo di coltivarsi nel suo giardino quello che accidente gli pare. Non per venderlo, non per fare spaccio, ma per il suo uso personale e per gli amici che vengono in casa senza che dovrebbero portare poi fuori la libertà, l'autodeterminazione dell'individuo di fare in casa sua quello che vuole. Perché poi anche questo è un principio importante, voglio dire, anche molto liberale, cioè non c'è vittima, quindi non c'è reato, e quindi. Però è molto difficile mettere a fuoco esattamente il quesito. Guarda, è difficile. Io ti dico, allora, rispetto alle tue due proposte che ho sentito adesso, beh, te ne avevo già parlato, anche te, comunque riassumiamo. Guarda, secondo me sono un po' anche, sì, sono ottime e so che sono molto applicabili, nel senso che sarebbe facile utilizzare questi punti per proporre il quesito, però secondo me sono un po' riduttive. Fondamentalmente spero in qualcosa di più, molto di più, sinceramente. Però ti ripeto, bisogna studiare, stanno studiando avvocati, quindi prima di dirti quesito sarà questo, cosa Sì, no, andremo a. anche da parte mia stanno studiando gli avvocati, certo. Sì, certo, sicuramente adesso la manovra è informativa e organizzativa. Noi siamo pronti quando si libera la legge e si crea il quesito perfetto, cioè che siamo sicuri di essere inattaccabili anche e soprattutto la Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, eccetera, chiunque deve valutarlo. Poi proporremo il quesito, lo valuteremo tutti, anche e soprattutto le persone che vorrebbero lo esprimeranno, cioè quindi devono anche essere d'accordo loro con questo quesito, ma io credo che ridurre tutto solo a livello amministrativo, sì, sarebbe un buon punto, ma ancora poco secondo me, No, no, anche perché una via secondo di me. mezzo non è troppo una via di mezzo e una via di mezzo così accontentare, no, non mi piace, No, allora no, sai, preferisco. più che altro io penso che il fatto di raccogliere 500.000 firme di per sé
anche su un obiettivo minimale, può servire come stimolo per il Parlamento che verrà per legiferare, per alleggerire un attimo quella che è la legge vigente, anche senza arrivare poi al referendum. Però il fatto che 500.000 persone firmano con nome e cognome, e che naturalmente questo vuol dire che migliaia di persone sono disponibili a fare i banchetti, mettersi lì, autenticare, raccogliere fondi per pagare gli autenticatori, per pagare la stampa dei moduli, cioè indica un movimento di base di opinione che magari può spingere poi il governo ad agire di conseguenza. Per quello vedo più come un'azione di stimolo che non proprio, perché purtroppo la legge Fini-Giovanardi non è una legge, è un decreto legge che si è inserito modificando in alcuni punti da Torino Vastrelli, ed è veramente veramente complicato riuscire a trovare punti dove, anche perché si parla di tutte le droghe anche lì. Ora mi segnalano in chat, e lo dico volentieri, che per esempio anche in Portogallo o nella Repubblica Ceca, ed è verissimo, ci sono delle legislazioni che in qualche modo vanno contro le convenzioni ONU, perché si può coltivare un certo numero di piante per uso domestico di canapa, non solo, ma sia in Portogallo che nella Repubblica Ceca è ammesso il consumo e la detenzione per uso personale di piccole quantità, non soltanto di canapa, ma anche di cocaina, eroina o di qualunque tipo di droghe. Per cui diciamo che la cosa è presa da diversi punti di vista in tanti paesi, e non è per niente semplice, questo è vero. La Corte Costituzionale, ti rispondo a quello che dicevi prima, è quella che deve verificare il quesito. Invece la Corte di Cassazione è quella che a firme raccolte verificherà la regolarità delle firme raccolte, se sono autenticate in maniera regolare, se ci sono errori nei certificati acclusi. C'è anche un problema economico, perché comunque costa fare un referendum, naturalmente. Infatti stiamo organizzando una raccolta fondi, che chiaramente, ripeto, è difficile per fidarsi, è difficile in Italia, io sono di questa idea, perché comunque quando un movimento chiede fondi già perde un po' di fiducia, anche se in realtà bisognerebbe prima guardare le proposte, le idee almeno, e io sono dell'idea che secondo me riusciremo a raccogliere abbastanza fondi, spero che molti che ci sentano ci aiuteranno, perché comunque anche con un paio di euro a testa i fondi si raggiungono, perché dal momento in cui si punta a 500.000 firme, io credo che se l'informazione funzionasse bene, funzionerà bene, anche a livello di banchetti e di informazione su internet, insomma, con 2 euro a testa si arriva velocemente alla cifra che serve, non è che servono miliardi, miliardi. Cosa hai calcolato come cifra necessaria? Allora, è una cifra indicativa, quindi okay. Si aprirà un dibattito enorme. Comunque diciamo che sono circa 10.000 euro per moduli, spedizioni e tutto ai comuni per attivare la raccolta nel comune. Certo. I comuni sopra 10.000 abitanti verranno attivati, tutte le persone che saranno coscienti del progetto potranno andare a firmare in comune, c'è l'autenticatore del comune, è tutto regolare così. E 40.000 euro per garantire la presenza di un autenticatore pagato per i banchetti di chi vuole organizzarli, di chi siamo già noi organizzatori, di chi si sta proponendo, dei referenti che si stanno proponendo, per garantire ogni, diciamo, città, almeno capoluogo di provincia, un banchetto che possa durare una settimana, due, per la durata della raccolta firme, essendo che l'autenticatore costa veramente tanto, se non si riesce a trovare qualcuno del comune che sia disposto ad uscire, che non è obbligato. Anche se no, sinceramente no, ma magari riuscire a coinvolgere qualche forza politica, che abbia dei consiglieri regionali o dei consiglieri regionali possono autenticare, mi sembra, che abbiano dei consiglieri che possono darci una mano. Sì, no, infatti dicevo, a parte questo, se non si riesce a coinvolgere, ma io spero che comunque a livello comunale i referenti stanno già provando a parlare con i consiglieri, quindi a livello comunale qualcosa si muove. Però noi comunque per garantire qualcosa dobbiamo avere una cifra e quindi diciamo anche poterli pagare per farli venire a degli eventuali banchetti, poi c'è il costo dei banchetti, l'organizzazione dei moduli, eccetera. Ma comunque diciamo che la raccolta fondi divisa 10.000 per
attivati i comuni e 40.000 per garantire gli autenticatori in tutti i capoluoghi di regione, e io spererei anche in quasi tutte le province. Con 40.000 potremmo tentare anche tutte le province italiane, sono circa... No, poi c'è anche il discorso che magari le banchette, nel momento che sono attivi, possono a loro volta raccogliere i fondi, perché possono chiedere alle persone: dammi la firma e già che ci sei dammi anche 5 euro, che magari così lo faccio anche domani il banchetto. Cioè può essere un po' un meccanismo che si autoalimenta da solo. Ci tengo a sottolineare che tutte le persone che donano fondi vengono segnate, registrate al momento in cui, e questo è un punto fondamentale che molti chiedono, il rimborso referendario. Ok, al momento dell'eventuale rimborso referendario, che quando avviene? Avviene soltanto se si raccolgono le 500.000 firme, sono tutte autenticate, tutte valide, tutto approvato, si va al referendum. Si prende il quorum del 50% più uno della popolazione votante italiana. A quel punto, qualunque sia la risposta del referendum, si ha teoricamente diritto a un rimborso che è 0,39 centesimi a firma. Sì, però questo prevede la formazione di un comitato referendario che si forma e che si formalizza davanti al notaio, eh? Non è che ti danno il rimborso a un conto corrente X che il gruppo FreeWid mette su Facebook. Ci vuole un comitato referendario che viene fondato da un notaio, che ha delle spese comunque iniziali naturalmente, e che segue una serie di procedure in qualche modo. È abbastanza complessa la faccenda. Certo, sì, ma infatti uno di questi problemi, appunto, infatti ultimamente nel gruppo è comparso un forse la raccolta firme, proprio per l'istituzione del comitato referendario. Serve gente competente, motivata, servono anche tra l'altro qualche soldino, perché per iscriverlo tutto, insomma, quindi noi stiamo cercando questo, infatti RL, insieme a Ara, insieme a me, insieme a un po' tutti, stiamo cercando appunto, diciamo, di trovare gente per fondare, creare questo comitato referendario che chiaramente si occuperà solo esclusivamente del progetto FreeWid. Chiaramente, appunto, come stavo dicendo prima, chiunque donerà qualcosa viene segnato, è conteggiato tutto, e nel caso in cui si spera arrivi un rimborso referendario, verranno restituiti, chiaramente, quello non è un problema sicuro, non è quello il problema. Senti, il problema è sopra gente motivata. Spiegami, spiega per bene, non soltanto a me che più non lo so, ma chi poi ci vedrà e ci ascolterà, quando dici RL esattamente a chi ti riferisci? Aiutaci a capire. Rinascita liberale. Ok. Movimento politico, non un partito politico, non è ancora partito politico, un movimento politico, quindi associazione politica, che sta lottando per queste idee, sta creando una sua proposta di legge, chiaramente trova delle difficoltà a inserirsi nel panorama politico, perché comunque è molto difficile inserirsi in un panorama politico. Avete dei candidati alle prossime elezioni? No, non ancora. Ti dico, non ancora. Questo movimento politico, però, non avete ancora, non vi siete presentati alle elezioni con un vostro simbolo, non siete presenti a queste elezioni prossime? No, purtroppo, ti dico, no, purtroppo, perché avremmo avuto anche la possibilità di fare qualche consigliere, tirare in mezzo qualche forza politica importante. Ad oggi non abbiamo ancora la possibilità. Regionali Lombardia, allora, consigliere, quindi parli regionali Lombardia, io parlo a livello nazionale, perché queste sono le politiche, oltre che le regionali, Lombardia, Lazio e Molise. Sia regionale, Lazio, Molise, Lombardia, sia totalitario, proprio tutta Italia, politica, sia nazionale. Certo, sì. Non siete presenti, quindi voglio dire, non c'è lo scopo elettorale, perché io ho molta paura di quelli che in campagna elettorale vogliono salire sopra la battaglia antiproibizionista, legalizzeranno, poi vanno in Parlamento e non è che io voglio fare la scelta tu. Però vanno in Parlamento e poi arrivederci, grazie a tutti e vi saluto, insomma. Ho paura anche da queste elezioni, ma non posso non dare la mia fiducia, non dirò niente, ma io la mia fiducia la darò. Speriamo, certo, visto che nell'ultimo mese sono comparsi, non so, parlo di Facebook, quindi solo Facebook, perché in TV niente, su Facebook sono comparsi circa 5-6 manifesti di partiti che ora vogliono la legalizzazione. Sono che la tutti legalizzatori ora. Abbiamo Ingroia, Sel, vabbè, i radicali sono tradizionalmente antiproibizionisti, però adesso ci sono anche quelli dell'ultimo caso. A livello televisivo anche, così da informare un po' tutti. Televisivo, certo. Certo, e soprattutto magari di metterla in un programma di governo, magari, una legge.
qualcosa, un po' più decisi, al posto che dire siamo per la legalizzazione e poi mai proporre niente, pur essendo in Parlamento alcuni già. Parlo di sé, per esempio. Padre di Sel? Sì, Sel si è lanciata con molta, ha fatto questi grandi manifesti, Sel per la legalizzazione, eccetera. Io purtroppo nella mia esperienza, magari limitata, però la mia esperienza politica è che quando i radicali erano al governo con la rosa nel pugno insieme al governo allora Prodi, mi sembra, io non vorrei sbagliare perché sui nomi faccio sempre una grande confusione, i deputati radicali che erano presenti, che portavano avanti istanze e leggi di legalizzazione delle droghe, hanno trovato forse più ostacoli purtroppo dall'estrema sinistra che non dall'opposizione. Nel senso che comunque venivano rimandate le riunioni, veniva comunque sottovalutato questo aspetto, e quindi io sono un po' scettica, mi dispiace molto, perché io di natura sarei un po', il mio cuore batte un po' a sinistra, di natura diciamo, però purtroppo le persone della mia generazione hanno aspettato per anni e anni che il centrosinistra andasse al governo pensando che avrebbe cambiato qualcosa. Quando poi c'è andato, questi grandi cambiamenti non si sono visti, anzi forse non dico abbiamo visto dei peggioramenti, ma poco c'è mancato. Devo dire, per quanto mi riguarda, non tanto rispetto ai deputati radicali che hanno sempre presentato comunque proposte di legge, interrogazioni, cioè comunque si sono dati da fare, anche se senza purtroppo effetti poi visibili, anche perché erano pochi. Però tutte le altre forze che si sono impantate in campagna elettorale poi di volere la legalizzazione e di volere portare avanti queste leggi, alla prova dei fatti per adesso non ce n'è una, e quindi devo dire che sono piuttosto sfiduciata del fatto che in campagna elettorale uno si faccia bello dicendo la foglia di marijuana, io legalizzo, sì, voglio vedere poi quando vai al governo che cosa veramente combini, insomma. Vuoi darci qualche riferimento? Scusami Stefano, adesso che ci sei, che poi magari questo video è anche poi registrato e verrà visto da una serie di persone, vuoi dare riferimenti di quello che è il tuo movimento, il progetto FreeWeed, tipo il sito web, il gruppo Facebook, riferimenti, mail, dai tutte le informazioni del caso. Allora, ti dico, aspetta, allora, intanto fondamentale il gruppo, che troviamo qua, che comunque, vabbè, è semplicissimo, potete cercare progetto FreeWeed su Facebook, lo trovate subito, quindi tramite Facebook, diciamo, è rintracciabile, comunque il link è diretto, per sicurezza, allora www.facebook.com/groups/progetto-freeweed/. Progetto okay. FreeWeed, siete anche su Twitter? Sì, siamo anche su Twitter, Progetto FreeWeed Italia, sempre. Progetto FreeWeed, se uno non è né su Facebook né su Twitter ma vuole mandarvi una mail? La mail, guarda, adesso come adesso ti posso dare la nostra DRL, che è Rinascita Liberale per adesso, che è il movimento. Sì, sì, ma non è che arrivi dalla mail, dai a chi ci ascolterà, insomma. Semplicissima, oppure la mia armascostefano@gmail.com. Mi dilla più lentamente? armascostefano@gmail.com. Ah, ma dai, io faccio per te. Sì, sì, no, per entrare direttamente in contatto col progetto. Con perché magari qualcuno non è né su Facebook né su Twitter, perché ci sono persone che stanno lontane dai social network perché magari hanno delle loro idiosincrasie per la faccenda. Nell'insieme come sta andando questa rete? Come siete messi a livello nazionale sulla rete Italia, sulle città, sulle province? Cos'è che vi manca? Allora, mezza Italia coperta, nel senso che teoricamente in ogni regione qualche referente c'è adesso, manca qualche regione centrale dell'Italia e un po' il sud che è più diffidente, mi dicono dai referenti. Diciamo che il sud sembra più diffidente su questo tema del progetto. E anche sulla legalizzazione, ma io spero sinceramente di riuscire a coinvolgere tutti. Fondamentalmente, come vedete, siamo abbastanza estesi, siamo circa ad oggi 110-115 referenti in tutta Italia, ognuno si occupa di un comune o di una provincia, c'è una rete centrale, chiaramente dei referenti nazionali, per cui no, il progetto procede, soprattutto si aggiunge molta gente ogni giorno e non abbiamo una sede ancora di un progetto FreeWeed nazionale per fare informazione. E neanche abbiamo fatto ancora un banchetto, quindi io spero bene. Lascio anche il link per fare donazioni, perché almeno, allora è www.freeweed.rinascitaliberale.it, molto semplice, tranquillamente.
poi chiaramente all'istituzione del comitato referendario questo conteggio e questo conto viene girato completamente sul comitato referendario, non viene sottratto niente, no, per chiarire, perché giustamente uno dice magari sto donando a Rinascita Liberale, invece no, solo per il progetto FreeWeed, del quale si sta occupando anche Rinascita Liberale, ovviamente in prima persona, chiaramente. Che cosa è esattamente Rinascita Liberale? Dacci una mano a capire, così siamo più chiari. Guarda, allora, è un movimento politico fondamentalmente, nasce da un'idea di cittadini che sostanzialmente antiproibizionista, ha il suo statuto a sé stante, c'è il presidente Augusto Togliatti, forse lui dovrebbe parlare meglio del movimento politico, in quanto io... Ma lui quando vuole venire in trasmissione con me è benvenuto, poi lo sa benissimo, non c'è nessun problema. Certo, certo, ma infatti stasera non è disponibile, ma appena potrà verrà sicuramente. Niente, comunque un movimento che si occupa di antiproibizionismo sicuramente, prima di tutto, formato da, anche lì, da cittadini normali, nessun contatto con partiti antichi o partiti politici vecchi, diciamo una situazione nuova in Italia, ecco. Certo, se, come ti ho detto prima, è molto difficile emergere, proporsi alle elezioni chiaramente non è così facile, sia per la raccolta firme sia per i paletti dello scioglimento delle camere eccetera, tutto quello che è successo, molto difficile, però comunque credo che nei prossimi anni si faccia sentire. Ma questo è un progetto RL, il progetto FreeWeed rimane un progetto FreeWeed di RL, ma progetto FreeWeed. Io voglio rappresentare questo soprattutto. Chiaramente sono anche nel direttivo di RL e non lo nascondo, quindi cioè chiaramente no, ma però posto, non è un interesse elettorale, mi dimetto subito se diventa legale domani, mi dimetto. E quindi l'obiettivo è la legalizzazione della canapa, proprio della sostanza. Allora scusa, ti faccio una domanda, spero di non metterti in difficoltà, però te la voglio fare comunque. La tua posizione rispetto alle altre droghe qual è? Allora, la mia posizione rispetto alle altre droghe è che intanto bisognerebbe studiare meglio i danni, a mio parere, perché cercando, documentandomi personalmente, trovo su, per esempio, internet, delle documentazioni che non rispecchiano quello che io ho provato su di me. Le capelle, certo. Trovo che sia una cosa, molte droghe siano droghe, allora, molte sostanze, scusate, illegali. Illegali siano, diciamo, anche da valutare sotto un aspetto psicologico, quindi rispetto a chi ne utilizza, ed è molto difficile, anche la cannabis chiaramente, però diciamo che secondo me, mentre la cannabis, anche se una persona è meno soggetta o meno predisposta ad utilizzarla o potrebbe avere, magari non so, delle ripercussioni, diciamo degli effetti negativi, per le altre droghe secondo me è molto peggio, molto più amplificato. Con la cannabis si riesce più a controllare, con le altre droghe bisognerebbe studiare ancora di più gli effetti, forse ci vorrebbe più informazione prima di tutto. Il mio pensiero personale è che secondo me l'uomo dovrebbe essere, l'essere umano dovrebbe essere in grado di autoregolarsi, ossia magari è brutto da dire di provarlo, poi star male per star bene, però fondamentalmente se qualcuno te lo spiegasse dovrebbe spiegarlo almeno bene, dovrebbe spiegartelo bene. Facciamo poi tutti adolescenti rispetto all'alcol, rispetto a tante sostanze, uno prova a 12 anni, 13 anni, prende la prima sboglia tremenda di vodka al limone magari, no? E si rende conto del male che può fare l'abuso e poi impara a regolarsi, e non è obbligatorio che tutti diventino alcolizzati, tutti provano o quasi tutti provano l'effetto che fa l'alcol, però non è che tutti poi diventano alcolizzati. La maggior parte delle persone riesce ad avere un uso critico e a farne uso saltuario, limitato a quello che è un piacere, perché poi nessuno ha piacere nello spendere per stare male, voglio dire, no? Per cui alla fine poi uno impara a regolarsi e a prendere quel numero di cocktail, bicchieri di vino, quello che è, in maniera da stare bene e non male. E questa regolazione, se è possibile per l'alcol, per il caffè, ma anche per alcuni prodotti dell'alimentazione, in teoria è possibile per ogni tipo di sostanza, e fino a che però è proibita si crea il rischio che, essendo proibita, attira molto di più, specialmente da adolescenti, è una cosa risaputa che ciò che è proibito attrae. Poi in più, con la mancanza di informazione, si crea proprio un pericolo di abusi e di consumi problematici, per cui la proibizione in qualche modo è qualcosa che danneggia, oltre ad essere sbagliata, può anche danneggiare l'approccio della persona alle sostanze. Certo, sì,
sì, anche se io penso sinceramente che la cannabis in tutto questo abbia un ruolo migliore, nel senso che mentre certe altre sostanze hanno sì utilizzi terapeutici, ma dei danni diversi, la cannabis fondamentalmente come danni è veramente bassa, soprattutto per il danno. La cannabis è pari allo zero quasi, è una delle sostanze meno tossiche al mondo. Esatto, il danno per gli altri, cioè il danno al massimo è per chi ne fa uso, per gli altri è quasi zero, quindi dovrebbe essere proprio una libertà di scelta se utilizzarla o meno, e dovremmo essere educati al farlo, sapere quanto, come, cosa, che sia studiata, che sia regolamentata, che sia trovabile anche pura come sostanza, tra virgolette, perché è molta, tra virgolette, cannabis che si trova in giro, ha di tutto tranne che della cannabis vera, perché comunque... Certo. Essendo un mercato illegale viene venduto tutto pur di fare anche dei soldi, tra virgolette, ovvio. Certo, sicuramente la cannabis abbia delle proprietà veramente importanti rispetto a tutto il resto, anche a delle cose che già sono legali, e a mio parere è questo il vero motivo per cui la vogliono tenere illegale, appunto. Ok, senti, noi abbiamo fatto abbondantemente mezz'ora, anzi siamo andati ben oltre. Se hai qualcosa da aggiungere, aggiungilo, altrimenti noi siamo a posto e ci possiamo salutare. Ringrazio tutti quelli che ci aiutano, tutti. Solo questo. Ok, allora, ciao a tutti, alla prossima puntata di Leggerofobia. Grazie a Stefano Torre, grazie alla regia, grazie a Liberi TV, e alla prossima venerdì per un'altra puntata di Leggerofobia. Donato, a te la linea, puoi chiudere quando vuoi. Ciao. Ciao.